Il più cordiale benvenuto, amici di Telepiù2, una sigla piuttosto eloquente, uno speciale questo abbastanza particolare dedicato a un personaggio del nostro calcio. Non capita tutti i giorni di segnare 100 gol in un campionato italiano a distanza di pochissimi anni. Bene, ci è riuscito il nostro ospite di quest'oggi e noi pensiamo di fare cosa gradita non solo ai suoi ammiratori ma anche a tutti coloro che amano il calcio, far rivedere i 100 gol di questo personaggio. A tenermi compagnia quest'oggi, e lo presento subito, alla mia sinistra c'è Luca Serafini. Salve Luca, e a te a questo punto l'onore di presentare il nostro ospite. Marco Van Basten, che è nato il 31 ottobre del 1964 a Utrecht e non a Laia come compare in qualche almanacco che gira in Italia, il cui vero nome è Marcello, mi avevi raccontato una volta, no? Sì, infatti. Mia madre prima diceva sempre Marcel, mi ha chiamato Marcel, però dopo mio nonno sbagliava sempre il nome, ha detto dopo 2 anni ha cambiato. Meglio Marco. Hai semplificato le cose anche nella vita privata. Prima di iniziare la grande carrellata di questo 100 gol segnati in 5 stagioni tra campionato, Coppa dei Campioni, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Supercoppa Europea, anche una puntualizzazione: in realtà in questo nostro speciale scopriamo, lo diciamo fra virgolette, che i gol di Marco Van Basten sono 101. In realtà infatti un gol, lo vedremo poi più tardi, non viene attribuito a Marco, e di questo inizieremo infatti, da questo inizieremo la nostra carrellata. Allora, diciamo adesso, cominciamo prima di tutto a vedere come Marco Van Basten ha distribuito questi suoi 100 gol nell'arco di questi 5 anni. Cioè andiamo a vedere, prima Luca l'ha un po' anticipato, come vi faremo vedere, così infatti vi mostriamo anche questa nostra grafica, questa nostra tabella che abbiamo preparato per fare questa suddivisione, Luca. In campionato quindi 73 gol con l'ultimo segnato al Bari a San Siro, poi 13 in Coppa Italia. Qui invece troveremo il primo in assoluto che Van Basten segnò alla Bari, sempre a San Siro, 12 in Coppa dei Campioni, poi vedremo perché manca anche qui il tredicesimo, uno in Supercoppa Italiana e uno in Supercoppa Europea, entrambi su calcio di rigore contro la Sampdoria e contro il Barcellona. Ecco, ma so che tu hai anche preparato in questi giorni di duro lavoro, Luca, anche una chicca niente male che non vogliamo anticipare, ma è un'apparizione di Van Basten tanti anni fa qui in Italia. Sì, è una sorpresa che faremo alla fine del nostro programma e che faremo vedere a Marco Van Basten e ai nostri telespettatori, ma per questo dovremo aspettare la fine di questa puntata. Bene, vi abbiamo quindi preparato a questo che sarà un grande spettacolo di calcio, grande spettacolo di gol. Ci fermiamo qualche secondo e poi cominceremo dopo a vederli proprio insieme questi gol. Quindi dedicato a Marco Van Basten insieme su Telepiù2 per vedere i 100 gol del centravanti del Milan, che poi, come diceva prima Luca, sono 101. Luca, allora facciamo subito vedere il gol incriminato. Sì. E facciamo parlare Marco, perché questo gol, che ha segnato tra l'altro il pareggio del Milan a Santiago Bernabeu in Coppa dei Campioni, era l'aprile del 1989, ha segnato anche un po' il cambio di una certa mentalità delle squadre italiane in Europa. Ecco, questo gol negli almanacchi, Marco, è assegnato come autorete di buio. È giusto secondo te? Non lo so, io penso che se un giocatore fa un gol così è meglio darlo al giocatore, perché così tutti sono contenti. Molto bello, un cross di Tassotti, un volo d'angelo, praticamente un tuffo con la palla sotto la traversa. Questo gol quindi è il 101esimo e lo rivedremo poi alla fine, perché oltre, ripeto, ad essere un contributo importante che è stato dato al Milan in quel cammino di Coppa dei Campioni, è anche un gol che, sancendo il pareggio della squadra rossonera Madrid, cambiò proprio un certo modo di presentarsi sul campo delle squadre avversarie a livello internazionale. Cominciamo comunque con il seguito degli altri gol. Cominciamo da quando Marco Van Basten si presentò in Italia nell'estate dell'87 e segnò il suo primo gol in Coppa Italia. Nel contributo che stiamo per andare a vedere vedremo proprio i gol che ha segnato Marco in Coppa Italia, e sono 13. Questo è il tuo primo gol al Bari da fuori area di sinistro, un colpo che tra l'altro non è molto del tuo repertorio, no? Da fuori area di sinistro. Però è stato importante, perché se segni il primo e dopo sei già in corsa, no? Sei pronto per gli altri, anche il secondo al Como che abbiamo visto di sinistro. Per me, secondo me, il più difficile è sempre il primo. Senti, nella capacità di usare tutti e due i piedi che cosa c'è? Un elemento naturale o anche allenamento, anche preparazione? Perché usi indifferentemente entrambi. Sì, penso anche allenamenti. Quando giocavo ancora negli allievi, dovevamo sempre tirare in porta con il destro, poi dopo anche il sinistro.
e anche quest'altro che abbiamo visto al Monza in Coppa Italia, siamo sempre nell'agosto dell'87, prima estate di Van Basten in Italia, anche questo è un gol di sinistro. Qui siamo invece al 2 settembre 87, è un'altra partita di Coppa Italia contro il Parma, che sarebbe diventata poi una vostra bestia nera, soprattutto in Coppa Italia, un altro bel gol. Qui diciamo che è il primo e l'ultimo periodo di gioia, fra virgolette, del tuo arrivo in Italia, perché poi c'era un infortunio del quale parleremo quando vedremo i gol in campionato. Siamo andati a Messina con un salto, un colpo di testa un po' fortunoso, portiere fuori dei pali. Però devi mettere la palla. Senti, Virdis che ti suggerisce questo spunto è stata una delle tue spalle migliori in attacco nella tua carriera? Sì, è stato un grande giocatore, tecnicamente molto forte e proprio un grande centravanti, perché lui aveva bisogno di un mezzo occasione. Siamo alla Coppa Italia di quest'anno, due rigori, uno a San Siro e uno a Brescia, entrambi contro il Brescia, il portiere era Vettore, e qui siamo invece all'ultima tappa della Coppa Italia a Verona, nella partita di andata che si era conclusa 2-2, siamo sempre in questa stagione, e qui invece al ritorno l'1-1 che vi qualifica, ed era una delle prime serie di calci di rigori che vedremo, che è uno dei tuoi colpi prediletti. Ecco, diciamo anche Luca che poi magari alla fine sceglieremo anche, prenderemo i 5 gol più belli e poi faremo scegliere proprio a Marco il più bello. Esatto. Ce n'hai già qualcuno in mente, Marco, oppure te li ricordi tutti e 100? Voglio dire. Sì, penso di sì. Sei già pronto per, poi magari sarei pronto a sconfessarci nel caso noi non scegliamo quello che anche tu hai in mente. Ecco, io ho preso come punto di riferimento, che non vuole essere sicuramente di differenza con nessuno, Michel Platini, un altro grande goleador del nostro campionato, straniero come Marco Van Basten, che arrivò nella sua carriera in Italia a quota 104 e con i parziali anche abbastanza vicino a Marco. Platini segnò 68 gol in campionato, Marco ne ha già segnati 73. Però di questo passo mi sembra che Platini sia bello che raggiunto, Marco. Sì, manca poco, no? È stato uno dei tuoi idoli, Platini, sì. Ma al primo posto c'è Cruyff. Sì, perché lui secondo me era ancora più forte con il dribbling che Platini. Platini era più uno che lanciava gli e attaccanti. Si divertiva a fare gol. Sì. Marco anche si diverte, immagino. Sì, sì, ma anche io mi diverto. Sì, no, ma Kraft secondo me era ancora più completo che Platini. Platini è sicuramente stato un grandissimo giocatore. E sta per essere raggiunto da Marco Van Basten. Abbiamo visto la Coppa Italia, quindi adesso ci fermiamo anche ancora qualche secondo. Dobbiamo cominciare a vedere i gol in campionato, cominciare proprio dal primo, 87-88. I gol di Marco Van Basten in Coppa Italia, direi di cominciare a vedere, a scorrere la carrellata incredibile dei gol che Marco Van Basten ha segnato in campionato. Ce ne sono 73, abbiamo detto. Luca, facciamo partire pure il filmato, sì. Cominciamo col campionato 87-88, dove Marco vediamo Van Basten i primi tre gol. Segnò tre gol. Il primo è all'Arena Garibaldi a Pisa. Hanno segnato Donadoni e Gullit, questo è il terzo gol, fatto tra l'altro ripetere due volte, e guarda caso il primo gol in campionato di Marco è su calcio di rigore, quasi una premonizione, no? Poi ne avresti segnati ancora parecchi. Questo Marco, penso che anche emotivamente dopo una lunga assenza per i problemi alla caviglia, rientri con l'Empoli, ti alzi dalla panchina a un certo momento e segni questo gol molto bello all'Empoli. Mi dicevi che è stato forse emotivamente il più bello qua, sì, no? Si vede anche qui che sono molto emozionato, perché ha avuto un momento molto difficile, ho pensato veramente di dover smettere con il calcio perché non passava il dolore. Ci saremmo persi questa carrellata, e questo è un gol altrettanto importante, sì, allo stadio San Paolo, una partita che rimarrà credo per tutta la vita dentro un giocatore, no? Un 3-2 in cui una squadra in Italia, nel campionato italiano, è uscita tra gli applausi del pubblico, sì, fu il giorno del sorpasso dello scudetto. Sì, è stata una partita molto, molto bella, anche molto emozionante. Che cosa aveva il Milan più del Napoli in quel finale di stagione? Intanto siamo passati, Luca, al campionato 88-89. Vai, sì, Marco. Penso che il Milan fisicamente stava meglio anche alla fine. Aveva più cariche emotive. Sì, sì. Ancora Pescara ed ancora Virdis, tra l'altro, autore di questo assist. Ripeto, un giocatore che è stato, a mio avviso, molto importante per te, anche per cominciare a scoprire il calcio italiano, sì, no? Sì. I trucchi di come, sì, poter stare bene in area di rigore. Sì, infatti lui non è che si muoveva tanto, però mezza occasione era sempre là. Quindi creava spazi e opportunità per metterti in condizione di segnare. Un buon tiro, una buona tecnica.
un rigore a Lecce e poi una soffertissima partita a Torino. Eravate appena tornati da Belgrado, dalla Coppa dei Campioni, si era fatto male Donadoni, aveva rischiato la vita, e anche in questa partita Mussi, che ti ha fatto l'assist di questo gol, avrebbe poi rischiato fortemente Uscin Barella per una testata molto violenta. Sì, abbiamo fatto 2-2. Due gol di testa, un'altra specialità nella quale mi pare è necessario allenarsi, no? Per salire più in alto di tutti. Sì. Com'è la tecnica di allenamento per cercare di arrivare lassù a colpire di testa? Non lo so, non penso che devi allenarti e poi avere un po' di fortuna. Qui ce n'era stata un po' di fortuna, eh? Sì. È un gol al Como. Adesso il bello di questa cosa è che adesso vedi solo i gol, però 100 gol sono belli, ma ho sbagliato anche tanti altri, no? Ne hai sbagliati più di quei non, non li, fare 100 errori. Mi ricordi, specialmente queste partite contro la Roma, ho sbagliato un'occasione clamorosa. Solo davanti al portiere. Sì. Una delle azioni più belle che hai fatto forse nei primi tempi al Milan fu a Wembley in un quadrangolare estivo. Sì. Un'azione contro il Bayern di Monaco, splendida, dribbling, poi solo davanti al portiere. Ho buttato via la è uscita dallo stadio la palla. Sì. Questi sono i due gol contro l'Ascoli, il secondo di rigore, poi c'è un Milan-Bologna. Siamo sempre al campionato 88-89. Pazzagli. Sì. Perché il Milan ha sempre avuto il problema del portiere in questi 5 anni? O, tra l'altro, giriamo la domanda, è vero che ha avuto il problema del portiere? No, io penso di no, perché abbiamo avuto grandi portieri come Galli, e adesso abbiamo Rossi, e anche Antonioli, penso che sono grandi portieri. Gulli. Solo che è difficile per un portiere al Milan, perché vengono 2 o 3 palle alla partita. E ti devi far trovare pronto, sì, su quel. Tu hai più opportunità di segnare, sì, no? Sì. Anche grazie a Gullit, che è stato uno dei tuoi suggeritori più preziosi, lo vedremo poi in una statistica che abbiamo preparato. Qui un altro spunto di Mussi, siamo a Milan a Torino, a San Siro. Sono stati più o meno gli errori dei 100 gol che hai segnato in questi 5 anni? È difficile dire. Poi per un altro, dico, una cosa sbaglio. Può capitare, no? Uno dice lui ha sbagliato, l'altro dice ma questo è calcio. Qui di errori non se ne vedono, sono tutti gol, siamo veramente forte. Una vittoria che proprio porta la firma di Van Basten, una doppietta in Pisa-Milan, era l'11 giugno dell'89. Qui ha fatto un altro gol su punizione. Eh sì, abbiamo scoperto che in realtà c'era un altro gol su punizione, anche se qui c'era un tocco di Ancelotti, mi è parso. Un'altra sventola da fuori area. Il tuo repertorio, una delle tue forze, al di là dell'eleganza, della classe, diciamo dell'istinto, è anche quella di avere un repertorio completo, di testa, di destra, di sinistro, la botta da fuori. A questo ci si arriva però un po' rimanendo sul campo più a lungo degli altri, anche da ragazzi o no? Sì, quando ero piccolo ero sempre sui campi, anche a strada a giocare. Penso che là si impara il calcio. Anche questo genere di colpi, perché non è un colpo di testa fortuito, è un cross a sinistro, siamo in una partita casalinga con l'Ascoli. La mia forza è che sono molto all-round, posso fare gol a destra, sei a sinistra. Molto? All-round. Ah, all-around. Perché qui segno con sinistro, poi segno con destra, poi con la testa, poi non sono lento. Qual è un senza farmi troppo complimenti. Siamo all'ultima giornata del campionato 88-89. Due gol, eri in competizione con Careca, sì, per arrivare al terzo posto, no? Qui ho fatto 2 gol, però poteva anche fare 4. Quindi due errori che bilanciavano. Sì. Mannari. E poi invece ci sarà un rigore procurato da Cappellini, che poi vedremo parlottare con te. Mi sembra da Lantignotti. Da Lantignotti, che è esatto, scusa, Lantignotti che era uno dei tuoi pupilli, no? Sì. Volevi mandarlo a giocare. Eccolo qua. Volevi mandarlo a giocare a Utrecht, in Olanda. Olanda, sì. Ma che noi pensavamo, Luca, che Marco non si ricordasse tutti i 100 gol, invece Marco si ricorda anche chi ha provocato i calci di rigore. E anche gli errori. Sì. Strano, però. Sì, ma non parliamo degli errori.
No, non parliamo degli errori perché ritorniamo un attimo in studio prima di andare a vedere i gol del campionato 89-90. Marco, c'è il tu non hai avuto grossi appannamenti, voglio dire, lunghi periodi senza far gol, tranne quel periodo iniziale che hai mai detto. Sì. Però altri tuoi colleghi hanno questo periodo di appannamento. Ecco, che cosa usate voi centravanti per vincere questo gol che non arriva, questi momenti così difficili? Penso che io ho il grande vantaggio che faccio parte del Milan. Il Milan è una squadra che crea sempre al minimo due o tre occasioni alla partita, quindi dopo un paio di partite, anche se sbagli abbastanza, alla fine viene anche un gol. Alla fine il gol arriva, quindi in questo caso tu fai molto affidamento alla squadra, sì. Hai molto fiducia nei tuoi compagni di squadra, molta fiducia. Luca, possiamo andare avanti e andare a vedere un altro campionato? Andiamo a vedere il campionato 89-90, un campionato strano, difficile, che si risolve anche in uno strano modo e poi ne parleremo. Cominciamo a vedere ancora un'altra carrellata di gol in cui ancora ne segni 19, cominciando contro la Roma. Sì, infatti qui ho perso la prima 8 partite. Esatto, bravo, perché questa è la 9ª giornata di campionato. Sì, perché sono stato operato alla ginocchia. Al ginocchio. Sei rientrato in questa partita? No, sono rientrato con la sconfitta contro Cremonese. A proposito di sconfitte, questo è un Milan-Juventus 3-2 nel novembre dell'89, una partita molto bella, molto sofferta, in vantaggio il Milan, poi la Juventus segna due gol e il Milan ribalta ancora negli ultimi minuti. Sì. Abbiamo fatto una singolare scoperta. Ogni volta che tu hai segnato, in queste partite in cui hai segnato i tuoi 100 gol in Coppa Italia, nelle Coppe Europee, in campionato, il Milan non ha mai perso. Non hai mai fatto gol inutili. Nessuno di questi 100 gol è un gol inutile. Questo era un capodanno, era il capodanno dell'89 a Bari al 90° minuto. Sei anche un portafortuna. Io? voglio dire, non hai mai fatto un gol inutile. Se segni tu, il Milan non perde. Mi sembra già una cosa di non poco conto, no? Basta che il Milan mi dà queste occasioni. Era un Milan Cesena quello di prima, questo invece è un Milan Atalanta, siamo già nel 90. Anche qui, questo qui è il primo gol che ho fatto. Però qui dopo 3 minuti ho sbagliato anche un'occasione. Però qui hai fatto 3 gol. Qui ho fatto 3 gol, sì. E questo è anche molto bello, piatto destro. Sì. Anche l'Atalanta è una delle squadre che storicamente vi fa soffrire. Sì, specialmente a casa. Come mai? La difesa, la cattiveria, la grinta. Capita. Abbiamo anche vinto spesso contro di loro. Beh, qui hai fatto un errore, però hai fatto 3 gol. Diciamo che la proporzione è buona, no? Un errore per 3 gol. Sì, era molto, molto buono. Qui siamo Udinese-Milan, ancora una doppietta. Questa è stata una grande partita dal Milan. Una grande partita del Milan, un po' di contestazione sui due gol. Il primo, una girata al volo, di intuito, quasi di punta, si diceva, quando giocavamo. Ma in questo momento stavamo giocando veramente molto forte. Questa fu la serie di una lunga serie di imbattibilità durante il periodo di Sacchi. Questo contro Fiorentina in campo neutro a Perugia, altra partita soffertissima, la Fiorentina vinceva 2-0 nel primo tempo. Sì, giocavamo malissimo. E questo è uno schema molto usuale, qui ecco un colpo di testa a seguire sul calcio d'angolo e Van Basten che segna di testa, ne vedremo diversi altri questi gol, ne abbiamo visto già prima uno ad Ascoli, è uno schema, queste sono cose che arrivano dal laboratorio, è vero o no? Sì, facciamo durante l'allenamento ogni tanto questi schemi, questo è un altro. Io sono Milan Cremonese. Sì. Qual è il gol in assoluto che ti ha dato più emozione? È difficile, penso che ci siano anche diverse emozioni, per esempio contro contro Empoli è stato molto importante. Perché tornavi dopo 7 mesi di assenza. Sì, per il morale. Certo. Siamo allo stadio Flaminio, qui in quei 2 anni in cui Roma aspettava il suo stadio mondiale. Al Flaminio, al Milan ha sempre portato abbastanza bene con la Roma e con la Lazio. Altro gol per un 4-1, la Roma che attraversava 4-0 che attraversava un momento abbastanza difficile. E poi c'è l'ultima partita, l'ultimo gol, gli ultimi gol di Van Basten nell'89-90 con il Lecce. Al Lecce 2-1 per voi, Marco. Altro giocatore importante per il tuo gioco e per il Milan, Colombo, che ti ha servito questa palla. Un giocatore col quale tu eri molto affiatato, tra l'altro, anche fuori dal campo, no? Sì, sì. Lui è molto tranquillo, molto vivace. Vivace anche. Marco, tu non sei uno che vola tanto sotto la curva. Hai capito bene che gli arbitri italiani, no, sono subito pronti ad ammonirvi. È anche difficile a San Siro. Sì, questo è vero. Non avevo la pista. Finisce subito. Hai cambiato però il modo di esultare. Quest'anno ti sei dato al balletto, alla lambada.
Sì, mi è capitato una volta. Perché ti invocava la curva, non c'era niente. No, no. Dunque Luca, so che tu hai preparato in questi giorni di duro lavoro anche una particolare descrizione dettagliata sul modo di segnare di Van Basten, di piede, di testa. Sì, questa è stata una ricerca molto difficile che, come abbiamo avuto l'aiuto di Luca Boschetto e Mario Lanza per cercare di montare tutti questi gol in tanti archivi, anche per vedere di fare una specie di radiografia dei tuoi gol. Possiamo vedere il primo quadro che ci aiuta per vedere, ecco, in campionato dall'87 hai segnato 73 gol, in campionato 23 di destro, 10 di sinistro, 20 di testa, 8 da fuori area e ben 20 su rigore. Poi abbiamo tirato fuori la colonna solamente dei gol di quest'anno che sono già 21, 6 di destro, 3 di sinistro, 4 di testa, 3 da fuori area. Anche qui in particolare si vede la duttilità di Van Basten, no? C'è in particolare, soffermiamoci sul dato dei rigori, dove hai un ruolino di marcia tutto particolare tuo. Vedremo poi, ne abbiamo già visto qualcuno, anche ogni tanto tiri di precisione, ogni tanto di potenza, ogni tanto in un angolo, nell'altro. Non ci si pensa mai quando si va al dischetto o c'è una preparazione anche mentale prima? Sì, ma è molto difficile perché ogni tanto ti senti molto sicuro, sai già prima di partire, per tirare, sai già quello che fai. Altre volte viene in mente all'ultimo di fare un tiro forte oppure di piazzarlo. Infatti, se non vado sbagliando, i tre rigori che hai sbagliato in Italia sono uno in cui un Milan Bari 5-0, poi hai ripreso la respinta del portiere e hai fatto gol. Poi ce n'è stato uno in amichevole a Roma contro la Lazio, in cui il Milan perse 4-1, e un altro contro il Parma a San Siro, in cui il Milan ha vinto 2-0, già però vinceva 2-0. E questo mi pare sia la dimostrazione di quello che dici tu, cioè quando uno non è sufficientemente concentrato e tranquillo. No, che... ma penso che non è una questione di concentrazione. È di tranquillità, di eccessiva sicurezza. Ma si può anche sbagliare di là, perché un portiere se prende l'angolo giusto, dopo è ancora difficile fare gol. Secondo te c'è un portiere in Italia che sa bene come tiri, Marco? O no? Tu lo trovi di fronte e dici, questo mi conosce meglio degli altri, no? No. 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 Bene, Luca, c'è un'altra situazione che vorremmo esaminare, cioè quella della collaborazione dei compagni di Marco nel esatto. Milan. Esatto, noi abbiamo parlato dei nostri Boschetto e Lanza che ci hanno aiutato a fare questo lavoro, lui ha parlato giustamente prima del grande aiuto che dà effettivamente giocare in una squadra come il Milan, in cui ci sono tanti giocatori che possono aiutare a fare gol. Vediamo dunque il quadro in cui compaiono gli assist che in campionato ti sono stati forniti dai tuoi compagni di squadra, ma anche evidentemente un lungo elenco di giocatori che ti hanno fatto un passaggio. Fra parentesi vediamo quelli che sono stati fatti in questo campionato 90-91, 91-92. 8 Gullit, 6 Evani e Massaro, 4 Rijkaard e Mallini. Pensavo che Donadoni te ne avesse fatti di più in campionato, invece al primo posto assoluto c'è Gullit, a dimostrazione che effettivamente questa è una strana coppia, una bella strana coppia del calcio, no? Gullit e Van Basten. Sì, ma io stavo guardando Donadoni, ma Donadoni penso che ha fatto tanto rigori, ha creato tanti rigori, quindi sono più o meno anche... Dei 20 rigori che hai segnato, sì, un buon contributo è suo. Poi ci sono Evani e Massaro, ecco, qual è quello fra questi che ti sorprende di più di questo dato? C'è Maldini nei primi posti, anche per noi questa è stata, sì, una sorpresa. Sì. No, Maldini perché secondo me ha fatto tanti assist con la testa, con la schema del calcio d'angolo. E questo è uno di quegli schemi che dicevamo, sì, si provano, sì, in laboratorio. Bene, direi che possiamo fermarci ancora un attimo. Adesso siamo arrivati all'80, dobbiamo vedere il 90-91 campionati e poi dobbiamo vedere, Luca, i gol in Coppa, che sono quelli che probabilmente, certo, sono quelli, secondo i tifosi me... del Milan stanno aspettando tanto, Marco. E che tu hai e che ti hanno forse creato le emozioni più intense, no? Sì, sicuro. 91, in questa fantastica cavalcata di Marco Van Basten a quota 100 gol, direi di partire subito, Luca, proprio con il campionato 90-91. Per Marco quell'anno ci sono stati 11 gol, vediamo la regia se è pronta per farceli vedere e commentarli quindi insieme proprio a Van Basten. Marco. Ecco, ancora è la prima giornata, la seconda giornata di campionato, punizione di Gullit, respinta del portiere, tu è il 90° minuto, una partita giocata molto bene ma con qualche fatica per andare in gol, un tema ricorrente qualche volta, sì, nel Milan, no?
questo era un tiro cross forse sbagliato. Sì, ma non dire, non dire così. Contro la Fiorentina, qui siamo invece contro il Cagliari, una doppietta al quarto minuto su azione, un gol molto bello tra l'altro. Sì. E poi su calcio di rigore. Il saltello è una cosa naturale prima del calcio di rigore, no? Perché non l'ho mai visto fare. Sì. O è una cosa scaramantica? No, è una cosa, una mia partenza. Un modo di prendere la rincorsa, sì, forse. Sì. Perché penso che è importante arrivare con un certo velocità alla palla. Certo. Ecco, abbiamo visto un gol di testa suggerito da Maldini, poi adesso stiamo vedendo invece un altro bellissimo gol alla Lazio ancora con un cross da destra di Gullit. Sì. E questo è un gol molto importante. Il Milan arriva dall'eliminazione di Marsiglia, quattro giorni dopo gioca il derby, gioca direi anche bene. C'è questo gol che Zenga, vedremo, contesta perché sosteneva che avevi controllato la palla con la mano? Mm-hmm. No, ma non mi sembra. Beh, a distanza di anni possiamo dirlo, no? Ma possiamo dire a distanza di anni. Poi dopo abbiamo continuato a giocare, quindi... Rivedendolo poi dal basso si vedeva un contrasto con Ferri. C'era quel gol molto bello al Bologna da esterno destro da fuori, poi un altro calcio di rigore e l'ultima giornata del campionato 90-91, 6-0 del Milan al Bologna, tre gol di Van Basten. Qui lo spunto è di Maldini ancora e Van Basten segna l'ultimo gol del campionato del Milan 90-91 e anche in questa stagione 11 reti, è il tuo minimo stagionale dopo i tre gol della stagione 87-88 in cui peraltro non hai giocato molto. No. Che cosa è successo quell'anno? Eri concentrato in... L'anno scorso? 90-91, sì. Sì, non so, non giocavamo molto bene, neanche io, capita. C'erano un po' di problemi. Non ci sono stati molti problemi invece nelle coppe del Milan, dove anche Marco Van Basten ha fatto la sua parte. A questo punto, Luca, possiamo tuffarci anche nel panorama europeo. Esatto, rivediamo i gol delle coppe, i gol segnati da Marco Van Basten nelle coppe e il contributo fu particolarmente importante nella Coppa dei Campioni, dove qui siamo dunque, prima cominciamo con la Supercoppa Italiana. Supercoppa Italiana segna Vialli, poi pareggia Rijkaard, segna Mannari il 2-1 e lo stesso Mannari procura il rigore del 3-1 battuto e realizzato come abbiamo visto da Van Basten. Siamo in Coppa dei Campioni, il Milan ha speculato molto sullo scudetto dell'87-88 tra virgolette, ha vinto Supercoppa, Coppa Intercontinentale e Coppa dei Campioni. Contro il Vitoccia tre gol, questo molto bello, quattro gol, questo era il secondo, c'era Iliev che ti marcava? Sì, mi sembra di sì, non lo conoscevo ancora ma... Sarebbe infatti poi venuto in Italia a giocare nel Bologna. Sì. E questo è il quarto gol, anche questo è molto bello, di testa in tuffo. Dopo il Vitoccia di Sofia, che è stata la prima passerella in una Coppa dei Campioni sofferta, difficile, piena di episodi contestati e discussi, ci saranno altre, eccolo, rivediamo dal basso, questo mi sembra un gol molto bello, ci si arriva un po' anche per fortuna ogni tanto a queste conclusioni. Sì. Questa è la prima tappa, la partita è stata sospesa il giorno prima, siamo a Belgrado contro la Stella Rossa, è calata la nebbia con la Stella Rossa in vantaggio 1-0 e Van Basten porta in vantaggio il Milan, poi pareggerà Stojkovic. Sì. E siete passati ai rigori. È stata una partita soffertissima, della partita molto dura. Anche a Brema all'andata era successo qualcosa di analogo, l'arbitro Dos Santos portoghese non aveva visto un colpo di testa di Rijkaard dentro di un metro, quindi il Milan al ritorno gioca con lo 0-0 e sblocca la situazione del Basten su uno dei rigori che dicevamo prima procurati da Donadoni. Qui racconta tu dove siamo. Sì, contro Real Madrid. A San Siro. Quarto gol. Questo è il quarto gol. Sì. È stato un bel gol. Nessuno poteva pensare che finisse 5-0 quella partita, no? No. No, è stato bello, combinazione tra Rijkaard, Gullit e me. Questo qui è stato anche un gol molto emozionante. Una notte indimenticabile, sì, per te immagino, sì, no? C'è una gioia quasi, diciamo, infantile, sì, se si può usare. La partita è andata come un sogno, si poteva solo sperare così. Esatto, uno scenario quasi biblico, no? C'era quasi all'inizio il terrore di poter perdere davanti a un pubblico così vasto. Poi, ma era anche forse logico perché prima di arrivare abbiamo visto 85.000 tifosi, tutti rossoneri. Era la finale di Coppa dei Campioni a Barcellona l'89,
contro la Steaua. Qui invece siamo ancora a Barcellona al Camp Nou, però contro il Barcellona nella Supercoppa Europea, il trofeo che si disputa tra la squadra detentrice della Coppa delle Coppe e quella che detiene la Coppa dei Campioni. Il Milan fa 1-1 qua a Barcellona, passa in vantaggio verso la fine del primo tempo e poi al ritorno 1-0 con una punizione di Evani. Ancora il Real Madrid, la sfida infinita con il Real Madrid. Sì. Questo non era rigore, forse. Era un intervento di buio fuori dalla rigore. Mm. C'era il fallo, ma fuori o no? C'era il fallo, sì. E poi è da discutere. Un'altra partita soffertissima, sempre i supplementari col Mechelen, sì. Tassotti e gol. Su un campo molto, ma molto difficile. C'era poca erba. Bayern di Monaco alla fine riesce a vincere in qualche maniera l'aspro duello con Kohler con questo calcio di rigore. Il Milan vince 1-0, poi là ai supplementari passate nonostante una sconfitta per 2-1. Kohler è uno degli avversari più difficili che hai incontrato nella tua carriera, vero? Sì, è un marcatore molto forte, fisicamente a posto, molto attento, molto concentrato. Quindi è sempre difficile giocare contro di lui. È più o meno forte di Bjerkovod? Bjerkovod è, secondo me, ancora più veloce e più difficile. Più completo di Kohler? Sì, forse fa anche più falli da dietro. Simpatica anche il modo gesticolare di Marco. Va bene, allora siamo arrivati praticamente ai giorni nostri, al campionato 91-92 e poi vedremo anche una carrellata di pareri degli amici di Marco Van Basten sul personaggio Van Basten e cosa ne pensano i suoi amici di ogni giorno naturalmente del Milan e poi andremo a scegliere il gol più bello del nostro ospite di quest'oggi. Solo qualche secondo di pazienza. L'ultima parte di questo speciale 100 gol di Marco Van Basten dedicati proprio alle 100 reti che ha segnato il nostro ospite di quest'oggi, Marco Van Basten, centravanti del Milan. Siamo arrivati ai giorni nostri, Marco. Il campionato non è ancora finito. Tu già potresti riprendere questa marcia verso un traguardo che non mi sembra sia tanto lontano, cioè quello di superare Michel Platini all'inizio, ma anche di una certa vittoria di classifica marcatoria a cui tu ci terrai, immagino. Che percentuale rispetto a un successo del Milan? Ecco, tu baratteresti la tua vittoria in classifica canonieri con una posizione più o meno valida del Milan? Ma penso che la prima cosa che abbiamo in mente con il Milan è di vincere lo scudetto. Poi dopo, dove arriverò con la capocannoniera non è così importante. C'è un altro traguardo prestigioso che sono i 33 gol di Angelillo, sì. Segnati nel campionato con 18 squadre. Te l'hanno ripetuto tante volte, sì. In questa stagione. Però questo è stato anno 58, no? Le difese erano un po' più morbide. Ma è tutto totalmente diverso. Cosa succede quando l'arbitro è girato in area di rigore mentre si aspetta un calcio di punizione, un calcio d'angolo? Quante volte arriva la gomitata al calcio, la testatina? È diverso vivere in area di rigore in Italia che per esempio in Olanda? Sicuramente sì. Non dico che ti danno la gomitata, però ti tendono. Ti abbracciano. Con la maglia. Ti prendono con la maglia o ti. Ti abbraccio, ti vogliono bene, sì, Marco, sì, difensore italiano. Bene, no? Sì. Bene, andiamo a vedere allora, Luca, immagini piuttosto fresche anche nelle memorie dei tifosi milanisti, e cioè i gol che Marco Van Basten ha segnato quest'anno. Allora, cominciamo. I primi quattro di questa stagione sono quattro calci di rigore. Questo era il primo e questo è il secondo, siamo a San Siro sempre. Rifacciamo vedere questo, abbiamo collocato Milan-Genoa alla terza giornata di campionato, anche se poi il recupero lo aveva portato un po' dopo, però era la terza giornata. Ci sono state un paio di discussioni, qualcuno parla anche di condizionamenti esterni. Quando si va in campo nei 90 minuti, secondo te un arbitro decide o non decide per un calcio di rigore a seconda di qualcosa che avviene fuori o solo per quello che succede in campo? Solo per che cosa succede in campo, no? Ecco, il fallo di mano di Biliardi, se sì, non mi sbaglio, a Bergamo era netto. Questo è il primo gol su azione di questo campionato, una staffilata di Albertini, deviazione sfortunata di Taffarel e testa. Questa è la famosa partita in cui sei stato espulso per sbaglio al posto di Serena, no? Sì. Contro la Roma. Sì. E Massaro, che ha ispirato questo gol, è un altro, dopo Virgis del quale abbiamo parlato, un altro di giocatori importanti al tuo fianco, no? Sì, Massaro è un giocatore molto rapido, crea molto difficoltà anche per gli avversari e così posso sfruttare
le sue doti anche in velocità, come per esempio in questa azione contro l'Inter, una bella discesa sulla destra in mezzo. Qui sembra, la deviazione indubbiamente è un po' fortunata, però si vede nel ralenti, secondo me, la ricerca dell'angolino, no? Sì. Di piatto sinistro. Era difficile perché la palla era fra due piedi, no? Alla fine l'ho preso con il sinistro. Hai scelto all'ultimo momento. Sinistro, due gol di testa, il primo l'abbiamo visto alla Lazio, qui Giovanni Galli è un po' colpevole perché dovrebbe sapere di questo trucchetto, no? No, stiamo scherzando ovviamente. Solito non si sa mai, perché adesso ha toccato Maldini, no? Con la testa, però si sa mai come lo tocca. Chi va sul primo palo doveva finire poi la palla. E come? Perché adesso la palla è venuta nel secondo palo, però può anche cadere nel mezzo della porta. Era stato un po' criticato Gullit per questo fallo che poi si era visto non esserci contro il Foggia. Questo secondo me è uno dei gol più belli che hai fatto in campionato in Italia, sempre contro il Foggia. Gullit ti guarda, la palla a seguire, piatto destro dall'altra parte. È stata un'azione molto, molto bella, bella in totale. Tre gol a Cagliari. Sì. Ogni tanto la corsettina sotto la curva c'è, questo è anche molto bello. Ecco, cioè quando in un'azione come quella che abbiamo appena visto stai per caricare il piede destro per tirare, dentro di te uno pensa faccio gol oppure tiro e basta? Tiri e basta. Tiri e basta. Sì. C'è una percentuale di fortuna e di abilità, sì, diciamo, no? Se c'è fortuna. Qui c'è un po' di fortuna, lo rivedremo poi al ralenti questo gol. Sì. Lo stop è bello. Sì. Più che fortuna c'è un errore sicuramente. Un errore di Koller anche, sì. Bello lo stop, il tiro, però c'erano due deviazioni, lo stinco di Tercone. Sì. Qui difensore dell'Atalanta, ti sei preso una piccola rivincita. C'è una spinta un po' accentuata. Mi sembrava che era già il terzo fallo che faceva così. E hai detto basta. No, io sono caduto perché mi ha spinto. Basta. Poi è dall'arbitro a decidere, no? Strano gol questo, qui è un grande gol. E questo invece è un grande gol. Ci vuole matematica. Ce l'hai proprio pensato quel tiro, Marco? Sì. Hai detto che questo è il centesimo gol. Sì. Questo è il centesimo gol, è segnato a San Siro contro il Bari su punizione. Tu hai detto che è il più bello che ho segnato. Sì, perché avevo mai fatto un gol così. Quindi è un gol molto particolare per me. Eppure ogni tanto in allenamento a Milanello ci provi a battere le punizioni, sì, no? Sì, ogni tanto sì. Non molto convinto. È sempre molto difficile farlo durante la partita in cui conta. Il più bello dunque in campionato secondo Marco Van Basten è questo, l'ultimo, il centesimo, sì, no? O centunesimo come abbiamo visto prima. Sì. Senza polemiche. Noi abbiamo fatto una selezione di gol, di 5 gol più belli, poi sarai tu a scegliere quello che preferisci di quelli segnati. C'è anche questo che abbiamo segnato al Bari, ma prima di vederlo dobbiamo cosa ne pensano i compagni di squadra di Marco Van Basten e di Marco. L'atmosfera a Milanello mi sembra che sia abbastanza buona, no Marco? Sì. Cioè all'interno del Milan si vive con una certa serenità anche, sì, sì, il momento più brutto, immagino. Sì. Abbiamo già passato momenti brutti e momenti belli a Milanello, quindi ormai siamo abituati. Tu c'è un compagno con cui non dico che vai più d'accordo perché così sembra. Io penso anche che con tanti vado d'accordo. Maldini, Costacurto, Reica, Baresi, tutti quanti, non ho problemi con nessuno. Allora andiamo a vedere che cosa dicono di te i tuoi compagni, Marco. Hanno detto bene, non ti preoccupare. Vediamo insieme il servizio. Lui ha il suo carattere, la sua personalità ben definita, non è un burlone.